Cos'è la coscienza di Krishna? What Krishna consciousness does it mean? Radhe, you're not conscious. The reverse word is unconscious. L'opposto della parola cosciente è incosciente. Right? Giusto? So, what we are doing? Quindi, cosa stiamo facendo noi? When we start watching myself, quando noi cominciamo a guardare dentro noi stessi, what I do, ciò che faccio, that is consciousness. Questa azione significa coscienza. And when I don't watch myself, what I am doing, mentre quando non sto osservando cosa sto facendo interiormente, I am unconscious. Allora sono incosciente. What he will say, the person who is unconscious is ignorant. E quindi la persona che è incosciente è ignorante. Like one child. Come un bambino. Is not conscious that is a fire or is a red color. Un bambino non è cosciente se un fuoco è una fiamma, un fuoco in realtà oppure un colore rosso. He likes red color, so he wants to put his hand in the fire. A lui gli piace il colore rosso, quindi vuole mettere la mano sul fuoco. Why? Perché? Because unconsciousness is too much. Perché è molto incosciente. So, we grown up with my body, we make my body old or young. But our nature is like a child, that I cannot be a conscious what I am doing. Quindi il nostro corpo cresce, che sia giovane o anziano, però il nostro interiore è incosciente, siamo come dei bambini interiormente. So what to do? Be conscious or unconscious? Quindi dobbiamo essere coscienti o incoscienti? We have to always conscious what I am doing. Dobbiamo essere sempre coscienti di ciò che facciamo. So, this consciousness will bring us to self-realization. Questa coscienza, questo guardarci nell'interiorità, quindi ci porterà alla realizzazione del sé. And Krishna means God will help us. E Krishna, Dio ci aiuterà. This is Krishna consciousness. Questa è la coscienza di Krishna. When I fixed myself in consciousness and God is always with me. Quando centro me stesso nella coscienza e Dio è sempre vicino a me ad aiutarmi. We are so ignorant, we don't want to be unconscious. Like you are here, after 5 minutes, again you will fall in unconsciousness. You will forget everything. Siamo così ignoranti che non vogliamo essere incoscienza. Come adesso stiamo ascoltando queste parole, ma magari tra 5 minuti ricadiamo in uno stato di incoscienza. Again, try to go there. Allora proveremo ancora di tornare in coscienza, di essere coscienti. This practice will make you one time that you start living in consciousness. Questa pratica di voler provare sempre di andare nella coscienza ci renderà un giorno stabili. Then you will be always connected by the mercy of the God. E allora, grazie alla misericordia del Signore, potremo essere sempre connessi. You will do everything, but the mercy of Him will give you feeling that you are instrument of Him. Ogni azione che noi svolgeremo sarà, noi la sentiremo come se fossimo strumenti del Signore.
before I was doer unconsciously, now he is doing and I become his instrument. Prima agivo in uno stato di incoscienza, mentre adesso, essendomi centrato, è il Signore che fa tutte le mie azioni. Understand? Si capisce? Yeah. If I want to be happy, se voglio essere felice, we want to be a peaceful, se vogliamo essere pacifici, we have to be a conscious, dobbiamo essere coscienti, God conscious, coscienti di Dio. Is the nature of the soul to be like that? Questa è la natura dell'anima, la natura di essere coscienti. To know your consciousness means to know your soul, that you are living entity together. Perché essere coscienti significa conoscere la propria anima, che siamo delle entità viventi. You see that Jesus, he showed this heart. Gesù mostrava il suo cuore. He not so mind. Non mostrava, non indicava la sua mente. He said, come down. Diceva, centratevi al cuore. This is your false ego, you staying in your mind. La mente è solamente il falso ego. Come down. Dobbiamo andare più in basso, nel cuore. Then you will know that is the soul also. E allora sapremo che c'è anche l'anima dentro di noi. And he showed two things. E mostrava anche due cose. One, to know yourself. Una è quella di conoscere noi stessi. This is the center of your body. Che è il centro di noi stessi. Is your soul. L'anima. And the center of the creation. Two things. La seconda è il centro della creazione. That is your consciousness. Questo significa coscienza, realizzare questi due punti. This is God consciousness. Questa è la coscienza di Dio. This is Krishna consciousness. E quindi la coscienza di Krishna. Understand? Capisce?